Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa semplicissima ma carinissima sciarpa che io ho deciso di chiamare sciarpa catena di cuori. E per quanto riguarda il filato, io ho deciso di utilizzare il filato della Mondial che si chiama, scusatemi, Merino 80. Ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 80 metri ed è formato dal 55% di lana vergine Merino Fine e 45% acrilico. È un filato molto spesso, infatti io l'ho lavorato con l'uncinetto Tela numero 8 e per poter realizzare questa sciarpa che fa parte della rubrica progetti veloci, io ho utilizzato due gomitoli lavorando, come vi ho detto, con l'uncinetto numero 8. Vi lascio in descrizione il link del sito Uncentando con i filati, dove troverete anche altri colori. Oltre a questo, che è il colore corda, c'è anche un colore tortora, bianco, nero e blu, quindi vi potete sbizzarrire del colore che più preferite. Come vi ho detto, io per realizzarlo ho impiegato soltanto 3 ore. È facilissima perché si tratta di realizzare due strisce, quindi due rettangoli che poi vanno cuciti insieme. Perché io non ho fatto un'unica striscia, ma ho fatto due? Per il semplice motivo che non volevo che i cuori salissero da una parte e scendessero dall'altra. Quindi ho preferito fare due strisce, ognuna mi è venuta larga, se non sbaglio, 16 cm, ma lunghe 73 cm, che poi sono andata a unire tra di loro in modo tale da avere i cuori in entrambi lati che vanno verso l'alto quando indosso la sciarpa in questa maniera. Oltre in questa maniera, la sciarpa può essere indossata anche in altre. Potete fare anche in questa maniera. La sfilate, ve la mettete sul davanti e la fermate qui con una bella spilla. Questo vi terrà sempre il collo ben coperto, ma avrete delle strisce più lunghe sul davanti e potete fare quindi qualcosa di un po' più carino. Come vi dicevo, questa sciarpa è velocissima da fare. In effetti sono solo 3 giri che vanno sempre ripetuti per tutta la lunghezza della sciarpa, a parte un giro base che va fatto qui per realizzare questa striscia di maglie alte. Ma poi, per poter realizzare i nostri cuori, non bisogna far altro che andare a fare sempre 3 giri che sono semplicissimi, quindi è una sciarpa adatta anche a chi ha le prime armi per la lavorazione all'uncinetto. Detto ciò, spero che anche questa semplice lavorazione vi piaccia, che desiate realizzarla. Se così, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e sferruzzare. Potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio, o Uncentando con i filati se avete acquistato il mio stesso filato presso il sito o presso la merceria Coletti. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra sciarpa io utilizzerò il filato della Mondial linea Merino 80. Il colore che ho scelto io è il colore corda e lavorerò con l'uncinetto numero 8. Allora, prima di farvi vedere come fare la lavorazione, vi faccio vedere il primo pannello che ho già lavorato io. Mi è venuto lungo 73 cm e largo 16 cm e ho usato già tutto un gomitolo. E mi sono venuti 10 cuori. Perché faremo due pannelli? Noi andremo a realizzare due pannelli, questo è il primo, ma io vi farò vedere adesso come lo realizzeremo, e ne faremo due che poi andremo a cucire qui in alto. Ho deciso di fare in questa maniera invece di fare un unico striscia, per il semplice motivo che altrimenti poi indossando la sciarpa avremo da un lato i cuori che salgono e dall'altra parte i cuori che scendono, quindi rivolti verso il basso, e sinceramente questa cosa non mi piace tantissimo. Per questo preferisco avere entrambe le strisce dei cuori che salgono. Per questo faremo due strisce che cuciremo dietro. La cucitura andrà dietro al collo, quindi non si vedrà, e anche se si vede non è un problema, perché comunque si fanno le cuciture classiche, quindi non si vede la cucitura, si vedono solo questi cuori che salgono sia da questo lato che dall'altro lato che andremo adesso a fare. Quindi ripeto, la striscia utilizzando questo gomitolo per intero mi è venuta alta 73 cm, larga 16, il cuore è stato ripetuto per 10 volte. Adesso vi farò vedere come andare a realizzarlo. Quindi faremo i 3 giri che servono per realizzare il cuore più il giro base che ho realizzato qui e con l'uncinetto del numero 8. Allora, lavorando con l'uncinetto numero 8, io ho montato 14 catenelle che serviranno appunto per creare il nostro cuore. Mi raccomando, se voi volete la sciarpa più grossa, potete aumentare le strisce di maglie alte laterali. Io ne faccio 3, voi ne potete fare 4 o 5, ma in quel caso vi dico già, vi occorrerà avere più filato, quindi non un gomitolo, ma almeno 3 per poter avere la stessa mia lunghezza finale. Quindi io ho fatto 14 catenelle e andiamo a fare quindi
il nostro giro base, che è un giro di maglie alte. Quindi andiamo a realizzare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, saltiamo la prima delle 14 maglie alte, entriamo nella seconda e andiamo a fare una maglia alta. Quindi procediamo facendo, procediamo facendo il giro base, che è una maglia alta in ogni catenella, per un totale di 14 maglie alte. Terminato questo giro, andremo poi a fare il primo dei 3 giri che bisognerà sempre ripetere per poter avere la nostra striscia di cuori. Allora, quindi io ho terminato la mia striscia di maglie alte per un totale, ripeto, di 14 maglie alte, e adesso possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Quindi 1 2 3, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una terza maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 maglie alte, entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte nella stessa maglia di base. Quindi salto 3, entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte nella stessa maglia di base. Quindi una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e di nuovo vado a fare 2 maglie alte nella stessa maglia di base. Quindi una e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 maglie, vado nella quarta e vado a fare la mia prima maglia alta. Vado nella seconda maglia, nella seconda maglia alta, realizzo una seconda maglia alta, entro nella terza catenella e realizzo una maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Semplicissimo. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la terza maglia alta, una catenella, prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie 4 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, quindi una, rientro 2, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta sopra la terza maglia alta, 2 maglie alte sopra la quarta e ultima maglia alta del giro precedente, quindi una e rientro 2. Catenella di separazione, vado a fare una maglia alta sopra la prima delle 3 maglie alte, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il mio secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro terzo e ultimo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva, una maglia alta all'interno della terza maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la mia prima maglia alta del gruppo di 6 e vado a realizzare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una terza maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva, che è anche l'ultima, e realizzo una terza maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1
e 2 e vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta entrando nella terza catenella. E abbiamo terminato così anche il terzo e ultimo giro. Vedete, è venuto fuori il nostro cuore circondato da queste strisce di maglie alte. Adesso vi faccio rivedere un attimo come rifare il primo giro, dato che abbiamo una base diversa e non abbiamo più le nostre maglie alte. E andiamo a fare in questa maniera. 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. 1, 2, 3. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, vado nella terza maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, salto le catenelle, salto le 3 maglie alte chiuse insieme, vado nelle 2 catenelle di separazione tra le 3 maglie alte chiuse insieme, entro nella prima e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Vado nella catenella successiva e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, salto tutto, vado direttamente dove ho le 3 maglie alte le 3 maglie alte e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, 2 ed entro nella terza catenella per fare la mia maglia alta. Vedete, ho ricominciato a fare il primo giro e adesso si rifà di nuovo il secondo giro e poi di nuovo il terzo e così via. Come vi ho detto, io avevo già fatto una striscia e ne ho fatto un totale di 10 cuori. Una volta fatto anche il secondo pezzo, vi farò vedere come andarlo a cucire, li cuciremo tutte e due in alto e poi la nostra sciarpa sarà terminata. Ora, naturalmente, volendo, voi potete metterci anche delle... se vi avanza del filato, se avete del filato grosso che vi è avanzato da qualche altro progetto, potreste mettere anche tipo delle frange sotto. Io non penso di farlo perché non mi avanzerà il filato, vedete, dell'ultimo gomitolo mi avanza giusto per cucire, quindi non credo di andare a fare delle frange. E poi sinceramente nelle sciarpe non mi piacciono tantissimo, quindi adesso continuerò a fare anche il secondo pezzo e poi andremo a cucire. Io ho terminato entrambi le mie strisce e adesso le sto andando a cucire sempre con l'ago di lana. Vi volevo vedere far vedere un attimo come la sto cucendo. E vedete, passo da prendendo i fili esterni delle due strisce e passo con il filo, vado in quella successiva e di nuovo passo con il filo, in modo tale che viene una cucitura che non si vede sia avanti che dietro, e continuo così, quindi una cucitura classica molto semplice, passando per i due fili sul davanti delle maglie alte lavorate dell'ultimo giro di entrambe le mie strisce. Una volta terminata la cucitura, naturalmente taglierò i fili sia da questa parte che da quest'altra parte, e come vi ho detto dubito che farò delle frange, un po' perché non mi avanza il filato per poterlo fare, ma un po' perché non mi piacciono tanto, perché poi tendono a incastrarsi con le borse quando le vado ad aprire, quindi preferisco non fare le frange, almeno a questo tipo di sciarpa.